si affiancano i piloti e si parte con Nielsen che mantiene sua la prima posizione, si accoda Dorian Boccolacci. Nielsen mano sul carburatore, sembra abbastanza ordinata la prima staccata, purtroppo un contatto che mette fuori credo Kodrich. Kodrich e anche Converse, mannaggia, intanto Boccolacci il più lesto riesce ad avere la meglio, poi George Russell che deve guardarsi le spalle, la felice tiene, vediamo che entrambi si girano, i piloti in prima posizione, messo fuori letteralmente Kodrich, credo sia proprio lui. Intanto Stroll alla meglio su chi lo segue, ovvero Russell, Stroll e Buzz in questo momento, il polacco Buzz, anche Tom Joyner c'è mi sembra, sì, dovrebbe essere Tom Joyner il primo con lo Zanardi, questo pilota che comanda davanti a Buzz e George Russell è proprio Tom Joyner, esattamente l'inglese della Zanardi, della Chiesa Corse, è riuscito ad avere la meglio sugli avversari, ma Boccolacci ha preso già il largo e Lance Stroll è in terza posizione, il pilota della Ferrari Driver Academy viaggia in terza posizione seguito dal compagno di squadra Tom Joyner, poi Carol Buzz, George Russell, tiene Hilbrand, Lavelli, Dabski, Maestranzi per le prime 11 posizioni. Joyner si deve coprire le spalle da Buzz che inizia a scalpitare vistosamente, mano sul carburatore per Dorian Boccolacci che litiga un po' con il volante in questa prima parte di gara, ma ha fatto già il vuoto rispetto agli avversari, incredibile spunto per Dorian Boccolacci. Nielsen che sembrava avere veramente un passo superiore agli avversari, intanto Buzz rompe gli indugi e Joyner finisce largo, adesso si deve proteggere da Hilbrand che gli è all'interno, da George Russell che lo ha passato all'esterno, quindi situazione abbastanza confusa alle spalle dei primissimi con Joyner che ha avuto la peggio in questo momento, felice tiene, segue Hilbrand ora insieme a Lavelli, di nuovo le fasi di poco fa con Joyner che finisce largo sull'erba e vede passare Carol Buzz, intanto tiene nella schiena di Hilbrand, Lavelli che tenta il sorpasso ma tiene, gli chiude la porta in faccia, George Russell che si lancia alla caccia di Carol Buzz qui con il kart verde davanti a lui, alle sue spalle invece appunto George Russell con il Birrell. Dorian Boccolacci mantiene la prima posizione irraggiungibile per il momento per Niklas Nielsen che fa il miglior crono nel primo settore, George Russell però in quinta piazza, Nielsen dicevamo e poi Stroll che ha recuperato vistosamente sul pilota della Cosmic Kart. Attenzione a Lance Stroll canadese, però la pilota FDA Ferrari Driver Academy, forse sospinto dagli incitamenti del suo boss, diciamo il suo tutor in Ferrari Driver Academy, Luca Baldisseri qui presente, spronato anche appunto da Luca Baldisseri, eccolo qui in posizione da podio, sul terzo gradino del podio virtuale fino a questo momento, vediamo se tenta l'attacco il canadese Danny Di Nielsen, esce dalla scia, staccatona di Stroll che prende la seconda posizione, Pedro Hilbrand intanto fa segnare il miglior giro della gara, 1.5.988, intanto il replay di Stroll che è pulito pulito, passa Nielsen e adesso ha davanti solo un obiettivo. Hilbrand ha fatto il giro veloce, ma il secondo giro più veloce l'ha fatto Boccolacci che è stato di ben 7 decimi più rapido rispetto a Niklas Nielsen. Di conseguenza si può dire che Boccolacci abbia veramente un ritmo incredibile in questa fase di gara. Vediamo se Stroll riesce a recuperare il gap che ha già messo tra sé gli avversari. Dorian Boccolacci sembra veramente su un altro pianeta, siamo nel pettine finale, cosa succede? Succede che Boccolacci ha dato veramente parecchi metri a tutti, Stroll ha appena superato Niklas Nielsen che non è così brillante e performante come nella prefinale, mentre Carol Buzz si è già riportato, lo vedete, è il Tony Kart verde, il casco arancione bianco che vedete qui inquadrato in terza posizione qui sul teleschermo, in realtà è in quarta piazza
in classifica. Carol Banz, il polacco della Tony Carter Racing Team, sta recuperando sul duo là davanti. Buzz non è nuovo quest'anno a grandi recuperi. Intanto Matteo Viganò, Top Kart, Parilla, miglior giro della gara in nona posizione. Dicevamo, Buzz non è nuovo a recuperi rimonte in questo inizio di campionato. Purtroppo per lui spesso e volentieri i weekend non sono stati facilissimi a causa di manche poco fortunate. È stato così costretto, mentre Nielsen va all'attacco di Stroll, che si fa sorprendere nel primo tornante del pettine. Dicevamo, Buzz, numerose le sue rimonte, forse questa volta mette in scena un'altra delle sue azioni spettacolari in rimonta, e probabilmente adesso già ai piedi del podio sta già sognando il trofeo da aggiungere in bacheca. Vedremo se così è. Pare di no al momento, perché Carol Buzz ci prova a sferrare l'attacco ai danni di Lance Stroll, ma nulla da fare. Stroll si difende bene nella prima curva veloce, stacca duro in fondo al dritto e mantiene la terza piazza. Niklas Nielsen, non so cosa sia successo, Nielsen deve aver toccato un bottoncino da qualche parte, o sul suo piede destro o sul proprio kart. Quel bottoncino gli dà un'iniezione di potenza che gli permette di staccare subito gli avversari, infatti mette subito tra sé e Lance Stroll qualche metro di vantaggio. Buzz ci prova e ci riesce all'interno di Lance Stroll, cerca un accordo con il pilota canadese, il polacco. Vediamo se replica Stroll, nulla da fare, no, si accoda. Vedete che Buzz è in grande pulizia, supera l'avversario e Hildebrand è andato dentro. Buzz just passed on Stroll and it seems like Stroll is not replying, so Buzz is now up. L'idea dei distacchi, vedete qui l'affondo di Buzz su Stroll, che non lascia spazio a repliche per il canadese. Ne approfitta, come dicevamo, anche Hildebrand, che adesso è posizionato proprio tra Stroll con il kart blu e bianco, il casco arancione e giallo, e il Tony Kart di Carol Buzz con casco bianco arancione. Boccolacci sempre. We are now seeing that it's Boccolacci, Nielsen, Buzz win third ahead of Stroh, who's now fourth. Adesso è Niklas Nielsen. Grande la regia, che è rimasta ferma con la camera per far capire quanto tempo passa prima che arrivino gli avversari. Sembra poco, perché alla fine uno dice sono 3 secondi di vantaggio, cosa vuoi che siano 3 secondi? Buzz prende la seconda posizione, veramente l'unico, Carol Buzz, e anche Pedro Hildebrand sorprende Niklas Nielsen e si porta in terza piazza. Hildebrand also took advantage of the situation and he's now positioned in between Stroll and Buzz, so the field is shuffling behind the lead two. Si vede superare anche da, vedete in questo momento, lo spagnolo Pedro Hildebrand. Vediamo se Nielsen tenta la replica sullo spagnolo, ma che Buzz prende subito qualche metro. Vediamo nell'ultima tornata, girato leggermente meglio Buzz rispetto a Boccolacci, un decimino circa, un decimino, che quando hai 3 secondi e 7 di vantaggio te lo puoi giocare quando vuoi. Se ne potrebbe giocare un decimo da qui alla fine e arriverebbe comunque con un secondo e mezzo di vantaggio abbondante il buon Dorian Boccolacci, quindi sicuramente sta gestendo, ma neanche tanto, perché continua. Eccolo qui inquadrato Dorian Boccolacci, il francese, già nelle fila dello Junior Team Lotus Formula 1. Esattamente, già ha gli adesivi sul kart, e non solo, perché ci diceva appunto ieri che lui con cadenza mensile circa va a fare dei test fisici, dei test psicofisici nella sede della Lotus a Enston. Now Boccolacci, Buzz, Hildebrand and Nielsen, third and fourth, incredible. Buzz and Hildebrand just pushed up and are now claiming runner-up positions behind Golden Helmet Boccolacci. Sul secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, che è un filotto incredibile che arriva fino a Felice Tiene in settima posizione, se non vedo male. Vedete Carol Buzz, il polacco della Tony Carter Racing Team, là davanti a Pedro Hildebrand, in lotta entrambi per la seconda e terza posizione. Hildebrand, che in questo momento sembra averne un filino di più. Boccolacci, who's already on the Lotus Junior Team, and he's proving it as he's building a gap over the others. Adesso c'è una staccata, vediamo se ci prova. Tirano tutte e due la staccata, ma nulla di fatto al momento.
Buzz quindi riesce a proteggersi le spalle rispetto a Pedro Hildebrand, vedete che però lo spagnolo è vicinissimo, vediamo sul traguardo se varia il distacco, era di 2 decimi e 45, vediamo cosa dice il monitor dei Cempi, scende a 1 decimo 86 il vantaggio di Buzz nei confronti di Hildebrand, che forse ci prova, non esce ancora la traiettoria, non tenta la staccata. I due hanno preso qualche metro rispetto a Nielsen e Stroll e Lavelli e Tiene, che seguono a trenino subito dopo. Sono veramente un bel trenino, interessante da vedere, fa quasi sorridere il fatto che viaggino così vicini e coordinati i piloti della KF, lontani però da quel Dorian Boccolacci che rimane lì in vetta alla classifica. Buzz continua a tenere sotto controllo la pressione, non solo psicologica. Intanto attenzione, Tiene sorpassa Lavelli al tornantino, ma i due si toccano e Tiene rimane attardato perdendo così diverse posizioni. In the meantime we see Buzz is leading the big train of the followers with Hildebrand following behind him, and Buzz's really move up to second is also really impressive in this race, and so is Hildebrand's capacity to follow in third. The two are a little bit further ahead than the rest, but it's really a long train of carts far off from Boccolacci. Che deve schiacciare giù col destro, accelera Carol Buzz e riporta 2 decimi 82 il vantaggio nei confronti dello spagnolo. Però è il classico elastico di cui abbiamo parlato parecchio durante la cronaca quest'oggi, l'effetto elastico, ovvero l'allungarsi e l'accorciarsi del distacco tra due piloti magari in punti diversi del circuito, dove appunto magari ci si trova ad avere un Buzz più performante nella prima parte del tracciato e un Pedro Hildebrand per esempio più rapido nella seconda parte del tracciato. E stiamo chiaramente facendo degli esempi, nello specifico andando a vedere gli intertempi direi che Buzz è forse un po' più lento nella seconda, nella prima parte del tracciato. Buzz is still holding on strong in second position, although the Spaniard Hildebrand is really getting closer to him. Also really packed together further back, we saw them earlier where Nielsen, Stroll and Lavelli. And we see Buzz is trying to build some tenths of a gap towards Hildebrand. But really impressive is Boccolacci seems completely safe off in the lead in this race. But we'll just have to see. Lungato diligentemente sul danese Niklas Nielsen, che alle sue spalle ha Lance Stroll, seguito da Kevin Lavelli. Matteo Viganò, grandissimo Viganò, ha rimontato ulteriormente anche grazie chiaramente ai contatti occorsi a Tiene e a un altro avversario. Joyner poi segue in ottava posizione, Ben Barnicot è ottavo, solo decimo George Russell. E mentre Pedro Hildebrand riesce a passare Carol Buzz, adesso vediamo il replay del sorpasso. As Yannick is pointing out, we still see this kind of elastic bouncing game with Buzz and Hildebrand taking turns of being faster or slower in the first and second portions of the track. And it seems that Nielsen's kind of doing the same thing as he tries to keep up with Hildebrand, kind of paces himself compared to Hildebrand. But really the game is really this duel for second position between Buzz and Hildebrand as the two kind of pace each other, also to spare the material probably for the final pounce, as we already saw in other races today. Il pilota dell'LH, della Lewis Hamilton Italsport, il team che porta in pista questi kart, vedete qui l'affondo di Hildebrand al primo tornantino del pettine, se non sbaglio. Subito si copre le spalle nel successivo destra, attenzione a Buzz che si avvicina, attenzione staccatona, ma nulla da fare, semplicemente si appiccica, si arpiona al paraurti posteriore di Hildebrand, ma nulla da fare, riprende qualche metro Hildebrand in uscita di curva, vediamo se acchiappando la coda di Hildebrand Buzz riesce a sfruttare la scia del pilota che lo precede a tentare l'affondo giù in staccata in fondo al dritto. No, non è ancora il momento. We see the top guys are still hounding each other there, with Buzz really trying to get back what was his
from Hillbrand, who passed him in the second position. Also, we saw further back, Barnicot is in back rows these times, as is Joyner, who was doing well at the beginning and dropped back, while Vigano has moved up to sixth position. First he was in seventh, now he's up to sixth. We just saw Baz take back the position, and he's back in the second position following Boccolacci. Della gara, il replay prontissimo che ci mostra appunto la staccata all'interno per Pedro Hillbrand, che viene superato e si riporta in coda di Baz, e si porta con sé anche Niklas Nielsen. Baz che deve chiudere ogni porta, deve chiudere porte, finestre, spifferi, pertugi, chiudono tutte e due la traiettoria. Nielsen esce un filo più veloce, Boccolacci intanto là davanti, irraggiungibile, rimarrei sulla lotta per il secondo e terzo posto, che sicuramente è stravincente. Infatti Nielsen supera Pedro Hillbrand, che pochi istanti fa era in seconda posizione, adesso è giù dal gradino del podio. Nielsen che quindi si ritrova alle spalle anche Lance Stroll. Nielsen che chiude bene la porta, Hillbrand scusate, che era sul gradino del podio, adesso cerca di riagguantare almeno il terzo gradino, forse entra in contatto anche con Nielsen, che però si protegge bene le spalle, sta sempre stretto, non lascia spazio, si inserisce anche Stroll di fianco a Hillbrand, che però gli chiude la porta in faccia. Vince intanto Dorian Boccolacci davanti a Carol Baz e Niklas Nielsen, Pedro Hillbrand, Lance Stroll a seguire, Viganò, Lavelli, Joyner, Converse e Barnicot per le prime 10 posizioni. I complimenti molto sportivi tra Nielsen e Hillbrand, anche Stroll. Che bello, guarda che bello, si sono fermati, si sono aspettati i piloti dopo essersi dati battaglia per 15. See, absolutely fair play. The drivers have just stopped to compliment each other. This is really beautiful to see after such an intense battle, as Yannick is pointing out. This is what really karting is all about. What a great way to finish this race with excitement, fair play and sportsmanship. Great race, KF, with Boccolacci taking the win, followed by Baz and Nielsen second and third, then Hillbrand, as we see on the screen, Stroll, Viganò, Lavelli, Joyner and Converse. Seguire, o meglio a risalire, Niklas Nielsen, che non aveva quello spunto e quella velocità, quel ritmo messo in pista nell'arco della prefinale, sembrava irraggiungibile il danese. Risalendo ancora un gradino del podio, andiamo in seconda posizione con Carol Baz e poi Dorian Boccolacci, 4 secondi e 2 di vantaggio, un'enormità. Io credo che abbiano fatto un esperimento in prefinale i tecnici della Energy Corse, perché il ritmo non era assolutamente questo, o hanno sbagliato qualcosa in prefinale, non sono riusciti a mettere in campo le prestazioni di cui potevano essere capaci, prestazioni che abbiamo visto in questa finalissima, inarrestabile veramente Dorian Boccolacci. Nielsen aveva dato il meglio di sé con evidentemente un filino più di caldo, evidentemente, perché prima di pranzo, prima del break, della pausa pranzo, in prefinale c'era sicuramente una temperatura.